E ciao a tutti amici, Aurelio mi ha chiesto come fare delle scritte come questa oppure come questa, cioè con un colore sfumato e lo stesso con un colore sfumato qua non so se desideri anche questa ombra 3D in Affinity Photo Bene, allora vediamo come si fa subito dopo la sigla ed eccoci qua allora io non ripeterò proprio lo stesso font perché non ce l'ho e non ho voglia di andarmelo a cercare però cerchiamo di simulare invece il colore interno, l'ombra magari anche il background di fondo allora ecco qua un documento nuovo la risoluzione sceglietela voi vado a eh, creare io faccio una rettangolo di fondo con questo controllo qui strumento sfumatura metto in centro e vado ai lati da qua si può eh, scegliere il tipo di riempimento e quindi radiale e vedete che ho simulato poi guardiamo il colore possiamo anche andarlo a copiare questo viola clicchiamo qui e poi lo andiamo a importare qui Clicchiamo qui e abbiamo passato il lilla, andiamo a vedere l'altro colore, possiamo fare la stessa cosa. Prenderlo qua centralmente, ritornare di qua. Cliccare qui e buttare anche questo scolore OK. E come vedete, già abbiamo realizzato il fondo. E poi, volendo, si può sfumare di più o di meno o con questa regolazione interna fare lo stesso cioè sfumare ok a me piace così quindi vado anche a bloccare il fondo cliccando sul lucchetto in maniera che poi non lo posso più toccare e andiamo a prendere uno strumento artistico e facciamo un font andiamo a scrivere acqua come era scritto là così vedete se avessimo come stile un italico o un altro tipo, io adesso ho preso questo qui perché è un carattere grosso e quindi si vedrà bene la sfumatura. Comunque si può sempre andare a vedere che carattere è questo e replicarlo anche con l'italico oppure piegando il carattere. Adesso eh, la cosa che mi portava era a far vedere... Come si faceva la colorazione, stessa cosa di prima. Quindi mettiamo così, prendiamo questa sfumatura e facciamo la sfumatura sul carattere. Come vedete, stessa cosa. Replichiamo il colore, andiamo a prendere sul punto alto e lo trasferiamo su questo punto alto qui. Non so se ci sia un metodo più veloce, ma probabilmente anche sì. Io faccio così. E clicco qua e lo vado a replicare e quindi già la scritta non è più un problema perché abbiamo la scritta che adesso me la segna in rosso perché dice wow, acqua ah, si scrive con la c vabbè adesso è che abbiamo il nostro font dobbiamo replicare questa um, questa tridimensionalità eh, ci sono degli effetti anche che possiamo attivare qua sul livello che sono di ombreggiatura esterna interna lone 3d ad esempio già così vedete abbiamo la possibilità di dare eh, delle luci attenzione che come vedete oltre al 3d appunto crea anche una luce oppure delle ombreggiature esterne fatte Attenzione, ecco che eh, come vedete non è la stessa cosa, cioè non è 3D, è proprio un'ombra proiettata esternamente e quindi non otterremo lo stesso risultato perché vedete che qua è proprio un 3D che esce, invece in questo caso no, siccome non c'è qualcosa di è uguale appunto perché qualsiasi cosa crea loni, eccetera, ma non, non crea quell'effetto lì. Per creare quell'effetto lì, possiamo fare usare questa tecnica. Facciamo così: duplichiamo questo livello, quindi duplica, disattiviamo quello sopra per il momento e lavoriamo su questo sotto. Andiamo a cambiare il colore e scegliamo il colore della nostra, della nostra proiezione Nel, in questo caso è nera come vedete premo ctrl e sposto il font di un po in giù e adesso premo ctrl j per ripetere l'operazione più volte la ripeto e più volte avrò la tridimensionalità vedete cosa succede in realtà sto copiando lo stesso livello con lo stesso spostamento quindi adesso prendo tutti questi livelli e li vado ad esempio a raggruppare ok vado a riaccendere il mio livello e il gioco è fatto ecco sono andato a togliere la correzione ortografica sulle parole in maniera da non avere più quel disturbo e vedete che abbiamo ottenuto la stessa cosa qua c'è un bordino bianco che possiamo replicare o nella stessa maniera spostando leggermente uno di questi ad esempio il primo e lo tiriamo appena appena così e simuliamo anche quel bianco lì ecco con un alone esterno lo metto su normale opacità posso regolarla e raggio, e vedete che sto creando questo anche bordo esterno. Eccolo qua. Ora proviamo a riprodurre questo, ancora più semplice. Allora, è sempre il nostro documento. Vado faccio un fondo bianco, un livello bianco. Cosa volete? Io faccio con, con un rettangolo dopo, prendiamo un carattere, scriviamo pace voi lo fate voi il grosso come lo desiderate insomma stessa cosa della sfumatura andiamo a applicare una sfumatura su tutto il carattere e andiamo a vedere quanti colori ci sono 1 2 3 4 5 6 colori quindi qui faremo 6 tracce vedete che c'è un colore inizio lilla, rosso giallo perché poi passo arancione possiamo provare a fare 1 2 3 4 vediamo adesso facciamo una prova allora intanto prendiamo il colore iniziale perché può darsi che gli altri facciano sfumatura da soli e lo mettiamo qui e lo clicchiamo poi andiamo a creare un giallo centrale quindi come si fa si clicca qui viene fuori un altro pallino e andiamo a prenderci questo giallo e lo mettiamo su quel pallino eccolo qua vedete che verrebbe ma non la sfumatura non è uguale quindi ci vuole per forza anche il rosso quindi qua in mezzo mettiamo questo rosso andiamo a prenderci un po' difficile perché un po' pasticciato questo rosso arancio e lo buttiamo lì ecco forse qua questo era un po' più violaceo ma facciamo presto ecco a rimediare poi abbiamo un verde celeste proviamo a fare solo il celeste qui questo blu e lo buttiamo No, bisogna fare necessariamente anche il verde quindi il verde lo facciamo cadere qua ma poi li possiamo spostare comunque non c'è nessun problema il verde così Tac. e in ultima abbiamo di nuovo questo viola Eccolo qua. E quindi qui mettiamo ancora il viola. E ecco qua. E adesso da qua ci basterà giocare spostando avanti e indietro questi per avere più o un colore o l'altro. Invece a livello di passaggio di sfumatura è molto semplice. E più abbiamo questo vicino, vedete e più abbiamo la sfumatura da un colore all'altro o più netto il passaggio o più appunto sfumato. Ecco, sono cose abbastanza semplici per chi usa questo programma, probabilmente io non ho nemmeno fatto il metodo giusto su certi passaggi, ad esempio con l'altro. Però potete divertirvi. Questo non ha nulla in particolare, non ha ombre, non ha cose per cui il tutorial è anche già finito. Questo programma è incredibile, come abbiamo visto ad esempio di là che abbiamo fatto con CTRL J, l'avevo già fatto vedere, ma li faccio rivedere perché con pace è molto carino. Facciamo un, una gocciolina, ad esempio, eccola qua, così facciamo qualcosa in più gli creiamo una sfumatura la facciamo gialla e ad esempio ecco così adesso andiamo eh, con la figura selezionata andiamo qua in alto clicchiamo qua e vediamo il punto di rotazione lo spostiamo sul bordo perché, perché adesso lo facciamo ruotare allora, cosa facciamo? Andiamo qua, lo duplichiamo, poi andiamo qui, scriviamo gli, eh, i gradi che formano un giro, quindi 360 fratto, il numero di petali che vogliamo, perché questo è un petalo di un fiore che andiamo a costruire, ad esempio vogliamo 12 petali. Premiamo invio e adesso premiamo CTRL J e vedete che andiamo a creare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 petali. Quindi non solo abbiamo duplicato la nostra goccia, ma con um, il gioco 360 fratto 12 abbiamo anche indicato quante volte duplicarla. Ovviamente poi dipende anche dalla dimensione, perché eh, se il petalo fosse molto grosso, cioè si sovrapporrebbe molto. E avete visto, adesso qua basta raggruppare così questi livelli, e abbiamo ottenuto un fiore che poi è scalabile. Possiamo ruotarlo e fare qualsiasi cosa. Ed ecco qua. Bene, è un tutorial semplicissimo, ma di aiuto per il mio amico Aurelio. Ciao, alla prossima!